Buon pomeriggio, ho postato due video sull'attacco di panico, uno fatto da un giovanotto molto energico, molto psicologo, iscritto all'albo dei psicologi, un giovanotto molto energico, la voce decisa, e dà delle definizioni anche nette. E ci dà delle indicazioni precise di come vincere un attacco di panico, di come evitare un attacco di panico e di come risolverlo. E poi c'è una graziosa psicologa dalla voce suadente che ci dà lo stesso un'indicazione diversa. Usando una tecnica per rompere, lei dice, il rapporto fra attacco di panico e situazione temuta. Quindi, anche il nostro giovanotto aitante, pieno di energia, in effetti cosa cerca di aiutarci? Cioè, cerca di aiutarci a rompere proprio questo rapporto fra attacco di panico e la situazione temuta. Oh, mentre la nostra gentile psicologa ci dà una tecnica di visualizzazione e di progressivo avvicinamento a una situazione temuta, in modo da familiarizzare con la situazione temuta e quindi fermare l'attacco di panico, l'altro nostro giovanotto invece, enettico, cosa dice? È molto interessante quello che dice anche perché molti dei suoi discorsi sono un po', vanno a ricalcare i discorsi di Morelli, detti in un altro modo, ma sono gli stessi discorsi di Morelli, come sono gli stessi discorsi dei fuffa meditatori, i quali quando parlano in pubblico, evitano di dire chiaramente che loro risolvono problemi di ansia e altro, perché sanno che esiste una sentenza che li condanna e li definisce abusivi e non possono farlo. Quindi sono molto cauti a dire a che cosa serve la meditazione, che poi è una tecnica ipnotica. Ed ecco il nostro giovanotto aiutante. Lui dice: l'attacco di panico viene per aiutarti, per far tornare, per farti emergere il tuo vero carattere. Definisce in effetti l'attacco di panico qualche cosa, un qualcosa che ci stordisce, che toglie i nostri punti di riferimento e che ti sembra di farti odiare la vita stessa. Cioè l'attacco di panico ti stordisce, ti toglie i punti di riferimento e ti sembra toglierti la vita stessa. Ma proprio per questa ragione, manda in aria i tuoi punti di vista, i tuoi punti di riferimento, che sono artificiali, e fa emergere il tuo carattere. Attenzione, la nostra psicologa ci dà una tecnica di visualizzazione per infilarsi fra l'attacco di panico e la situazione temuta. Il nostro psicologo tende a ristrutturare il senso e il significato dell'attacco di panico dicendo che è un bene. Perché ti manda all'aria, proprio perché ti stordisce, ti toglie tutti i punti di riferimento, e sembra farti del male, ma in realtà, quindi ristruttura il concetto di attacco di panico, che ti fa saltare i punti di riferimento che sono artificiali, fa emergere il tuo vero sé. Avviene un crollo della tua identità artificiale e riemerge quella autentica. È un po' rientra nello schema di
Raffaele Morelli, quando viene l'ansia, ci vuole uno sguardo cosmico. Questo nostro collega sta ristrutturando il concetto di attacco di panico, dicendo: guardate, è un attacco di panico, mi mette fuori combattimento, però non è pericoloso. Cosa si fa, poi dice, per correggerlo allora? Qui è uguale a Morelli. Sguardo cosmico, lo si accoglie. Perché la nostra anima lo deve accogliere. Perché lo si deve accogliere? Perché destrutturando i nostri punti di riferimento e nell'accoglierlo noi usciamo dalla gabbia in cui eravamo infilati con una falsa identità. E quindi ci viene perché stavamo facendo una vita innaturale. E l'anima non è d'accordo con quella vita in natura. Qui mi sembra molto Morelli con altre chiacchiere. L'attacco di panico è energia e accogliere l'attacco di panico, dopo il panico e dopo il panico. Quindi accogliere questo è lo strumento. C'è il vostro carattere. Oh, è lo stesso discorso di Morelli. Abbiamo delle risorse, immergiamoci nel silenzio, lo stesso discorso dei fuffa meditatori. Lasciamo stare, meditiamo, e poi vediamo. A questo punto, guardiamo, cerchiamo di capire a fondo qual è la natura, direbbe Socrate, dell'attacco di panico. Qui hanno descritto l'attacco di panico, hanno detto che ci destruttura, però noi lo dobbiamo rileggere in un altro modo, e un'altra dice: dobbiamo rompere il rapporto fra situazione che temiamo e l'attacco di panico. Io partirei da qui. La nostra gentile psicologa dice: dobbiamo rompere tramite una tecnica il rapporto fra la reazione emotiva di panico e la situazione pericolosa, dove la situazione pericolosa stranamente sembra che sia una situazione esterna. E infatti, se faccio una tecnica di visualizzazione di ciò che ritengo pericoloso, io avvicinando posso prendere familiarità e quindi ristrutturare la situazione pericolosa. Bene, direi che in tutti e due i casi c'è, in una parte c'è la ristrutturazione dello stesso attacco di panico, non come una cosa cattiva, ma una buona, che viene per toglierci le nostre false e artificiose identità per poter far emergere il vero sé, le nostre risorse. In quest'altro caso non si parla di tutto questo, si gioca direttamente sul rapporto reazione di fuga, che è l'attacco di panico, è la cosa pericolosa, solo che si dà per scontato che la cosa pericolosa sia esterna. Io che faccio da 40 anni psicoterapia, invece, e nella pratica clinica, ho notato che invece la reazione di fuga, sia se il pericolo è esterno, un leone, sia se non è esterno il pericolo, la reazione di fuga, il batticuore è sempre lo stesso. E qual è la causa di questo? Ecco. Questi due psicologi non tengono conto di dirci qual è la causa. Guardano l'attacco di panico, lo guarda e dice: tutti pensano sia cattivo perché ti sembra toglierti la vita, invece non è vero, ristrutturiamo. L'altra dice: dobbiamo interrompere questo rapporto fra la cosa che ci mette paura e la reazione di fuga. Questo è molto più corretto, questo discorso, soltanto che non ci dice. Se la causa,
quale sia la causa, dà per scontato che ci sia qualcosa di oggettivamente pericoloso, qualcosa di esterno che è pericoloso e che quindi ci crea questa reazione di fuga. E quindi c'è uno strumento in modo che noi possiamo prendere familiarità con ciò che è pericoloso. Ebbene, tutti coloro che soffrono di ansia o hanno avuto episodi di ansia o di pericolo, e prendiamo un esempio qualsiasi, e dove l'ho potuto avere pure io, prima di fare un esame importante, e ti viene un po' l'ansia. Io ho sofferto solo un po' di ansia. Non sono riuscito a soffrire di attacco di panico mai. Perché? Solo un po' di ansia per poco tempo, per gli esami, per un'interrogazione. Mi ricordo sempre che quando ho fatto due lauree, quindi dopo che avevo fatto una decina di esami, tutte le volte prima di andare agli esami avevo una sensazione lieve qui, che io avevo preso anche come un segnale, dato che gli esami andavano bene, che questa sensazione lieve era un segnale che l'esame sarebbe andato bene. Dopo 10 esami, un giorno mi ritrovai senza questo segnale, per cui dissi: Madonna, e forse mi andrà male. Come mai non ho questo segnale? Mi andrà male? E dopo un attimo, faccio, parlando fra me, amico, ma come fai a pensare che ti va male? Non hai questo segnale perché ormai la tua mente è in grado di prevedere accuratamente che l'esame ti può andare bene e ha criteri e indizi per dire con sicurezza che l'esame ti va bene, quindi non c'è pericolo, quindi non puoi avere una reazione di ansia. L'ansia in greco, io ho fatto il greco al liceo, l'ho fatto anche all'università. E il greco dice che ansia significa paura. Chiaro? Non lasciamoci fuorviare dal linguaggio. Ansia è paura. Quindi, amico, come fai ad avere una reazione di fuga, di paura, se la tua mente ormai calcola che non c'è nessun pericolo? Dopodiché andai a fare l'esame, l'esame andò bene, fu una conferma di quello che avevo pensato. Da quel momento in poi, anche a richiamarlo, anche a volerlo richiamare lo stato di ansia, era impossibile riaverlo. Allora, quindi, dove nasce l'ansia, che vuol dire in greco paura, fifa, panico, vuol dire terrore, sempre dal greco, che è a livello sintomatico la stessa cosa di quando sono di fronte a un leone. E perché scappo di fronte a un leone? Perché il leone è pericoloso, o no? E quando il leone è in gabbia, perché non scappo? Perché il leone in gabbia non è più pericoloso, perciò non scappo. E allora guardiamo. Quando un esame, lo calcolo non più pericoloso, e io non posso avere l'ansia. Vado a fare ciò che ritengo non pericoloso. Questo esercizio della nostra collega di familiarizzare con il pericolo può effettivamente togliere una reazione di ansia, ma non è questo il modo per risolvere questo problema, perché quando la reazione di ansia ti è partita, perché ci parte? Perché abbiamo pensato a qualcosa di pericoloso. Fino a quando penseremo a qualcosa di pericoloso, anche qualunque esercizio, qualunque ristrutturazione dell'attacco di panico o dell'esercizio, di fatto non toglie il pensiero che quella cosa è pericolosa. Quindi io rischio di fuggire uguale,
rischio di avere disagio, poi penso al disagio come un pericolo e vado in cortocircuito. Allora, e voi chiedete, ma allora come si fa? In qualche modo dobbiamo ristrutturare un po' a monte questa storia e stabilire proprio quel rapporto fra la cosa pericolosa e il rapporto, e l'attacco di panico. Cos'è che io penso pericoloso? E perché penso qualcosa di pericoloso? E quant'è che la penso pericolosa? Noi pensiamo qualcosa di pericoloso tutte le volte che vogliamo fare qualcosa che è importante e che siamo a rischio, di successo e di insuccesso. E perché siamo a rischio di successo e di insuccesso? Siamo forse onniscienti? No. Se eravamo onniscienti, avremmo attacchi di panico? No. Se eravamo idioti, avevamo attacchi di panico? No. Allora, la causa, il rapporto di causa e l'effetto attacco di panico, qual è? È un pensiero di pericolo, che può essere un pericolo perché è leone, ma è anche un pericolo semplicemente pensato. Io voglio riuscire all'esame, l'esame è terribilmente importante perché così posso andare a lavorare, mangiare, e oppure mio padre mi ha promesso una Ferrari e se non ci riesco perdo la Ferrari, quindi diventa pericoloso l'insuccesso. Noi siamo capaci di avere, siamo parzialmente profeti, non siamo idioti, se eravamo idioti non potevamo pensare a un pericolo, non siamo onniscienti, se eravamo onniscienti sapevamo perfettamente che l'esame andava bene e la Ferrari era mia. Come sapevamo anche perfettamente che non era il caso, quindi bisognava puntarci la volta dopo. Chiaro? E sapevamo anche, se eravamo onniscienti, che la volta dopo sicuramente la Ferrari era nostra e l'esame pure. Sorge questa reazione di fuga se siamo onniscienti? No, non essendo onniscienti, il futuro è incerto, l'incertezza del futuro è minacciosa. E quindi rende precario ogni nostro desiderio. Più è importante questo desiderio, più il fallimento è un pericolo enorme. Io ho appena appena un po' di ansia se sto valutando che il pericolo non è enorme, ma se sto valutando che il pericolo è enorme per la mia vita, io devo avere un attacco di panico in tutti i modi. È necessario. Ed è impossibile fermarlo con qualunque strumento marginale, che può essere lo sguardo cosmico o la ristrutturazione, che questo attacco di panico è un amico. No, quell'attacco di panico ha come causa un pensiero di pericolo. Una volta che è arrivato e non lo fermo con un ragionamento a posteriori. E allora come si ferma? L'unico modo, e noi abbiamo fatto anche uno sportello di pronto soccorso con la mia associazione, l'unico modo per poterlo fermare in corso d'opera è usare una caratteristica della nostra mente. Quando noi vogliamo dormire, non riusciamo a dormire, vero? Se poi andiamo a vedere, Pippo Baudo, o facciamo altro, dormiamo un attimo dopo, riusciamo a dormire, mentre in 2 ore in cui vogliamo dormire, non si riesce a dormire. Allora, se voglio, non mi fa ottenere quello che voglio, posso usare questa caratteristica. Ecco, bisogna capire perfettamente come è fatta la nostra mente. E se la nostra mente ci dà qualche garanzia circa il futuro per ottenere con certezza quello che vogliamo o per bloccare, quello che non vogliamo e che ci sta accadendo. Bene, se diciamo voglio e non dormo, vuol dire che stiamo scoprendo una cosa, che
che a volere volere in tutti i modi una cosa non la si ottiene. I nostri due psicologi ci stanno dicendo di ottenere qualcosa, cioè il bloccaggio dell'attacco di panico con la volontà. E tu con gli anni che dici? Quello che faccio? Che se soprattutto uno mi viene con un attacco di panico in corso, in genere non mi arrivano con l'attacco di panico, ma tutte le volte che mi sono venuti con un attacco di panico in corso, con l'ansia in corso, l'indicazione è quella di spingerli a voler aumentare il loro attacco di panico. Se il loro attacco di panico gli sta facendo tremare le gambe, la mia indicazione è falle tremare di più, mettici tutta la volontà. E poi, quando vedo che sono riusciti a fare questo, allora dico ora si fermano. E quelli si fermano. Non ci sono riusciti per 2 giorni a fermare le loro gambe e il loro tremore interno. Appena ci mettono volontà, io dico ora fermala. È ancora un atto di volontà, ma allora hanno ripreso il comando sul loro corpo. Il voler volere, dato che voglio, voglio, non riesco a dormire, voglio, voglio avere un attacco di panico più grosso di quello che ho, blocca una reazione di fuga. È sottile la ristrutturazione, sottile che viene a livello cosiddetto di implicazioni. Questo è una questione tecnica da spiegare, ma avviene una ristrutturazione a livello di implicazione all'interno, ma soprattutto viene usata la volontà perché l'uomo, quando vuole, vuole, non ottiene nulla. Per realizzare le cose, l'uomo ha bisogno di desiderare, disattivare il volere e ottenere. Noi possiamo usare il volere per non ottenere le cose che ci portano disagio. Questo è il segreto. Perché il segreto opposto per ottenere è desiderare, disattivare il volere che accompagna sempre un desiderio. Desidero, poi, dato che non sono onnisciente, poi starò a vedere. Io desidero, spero. Se sono fortunato, ottengo, se no, giusto. Con questa password, il desiderio della funzione umana, che è sempre accompagnata dal volere, con questa password il volere fa un passo di lato, si disattiva e la parte animale di noi, dato che siamo ibridi, realizza con certezza ciò che desideriamo. Quando diventiamo consapevoli che per ottenere quello che vogliamo, malgrado l'incertezza del futuro, noi lo possiamo ottenere con certezza, scusate tanto, non saremmo più, non, continuiamo ad essere non onniscienti, ma cominciamo ad essere onnipotenti nella realizzazione, dei nostri desideri. E appena sappiamo che i nostri desideri si possono ottenere in modo certo il futuro, sarà ancora minaccioso per noi? Qual è la causa della reazione di fuga? Il futuro, che rende precario la realizzazione di ogni nostro desiderio. E la precarietà della realizzazione è sempre un pericolo. Non è una torta gelato il non ottenere o ottenere il contrario di ciò che desidero. Buon pomeriggio.